Non abbiamo più il centro storico né la zona industriale, le frazioni erano completamente isolate, una vera apocalisse che ha visto il paese azzerarsi in poche ore. Inizia così il racconto del sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, che ha definito l'ondata di maltempo imprevista e incontenibile. Sono caduti più di 4 quintali di acqua al metro quadro, ha detto, l'equivalente di 6 mesi di precipitazioni che hanno distrutto tutto. Sono emergenziali, quindi in uno stato di emergenza ci sono delle priorità che vanno aggredite e risolte. La prima priorità è quella della salvaguardia della salute dei cittadini. Abbiamo la fortuna, e di questo dobbiamo esserne coscienti, di non aver avuto nessuna vittima. Non abbiamo avuto dispersi né abbiamo attualmente sfollati. La priorità, ha proseguito il sindaco, era garantire l'accessibilità alle aree del paese. In 4 giorni sono stati ripristinati servizi essenziali come acqua e luce grazie a gruppi elettrogeni, cavi aerei e autobotti. Da stasera abbiamo l'alimentazione di nuovo del gas metano in quasi la totalità del paese. Quindi in pochi giorni un'azione efficace ed efficiente di risoluzione di quei problemi che sono legati alla vivibilità quotidiana. Poi il tema delle strade interrotte e dei ponti, la frazione di Pian di Balbano è ancora isolata. Abbiamo creato un'arteria di collegamento provvisoria che da stasera è in funzione e abbiamo coinvolto ANAS per l'installazione di un ponte provvisorio che sostituisce appunto un ponte che purtroppo è crollato. Il sindaco ha colto anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari e coloro che si sono adoperati per la soluzione dei problemi, ma i danni, ha precisato Piccini, sono enormi alle case, alle aziende che si sono viste azzerare la propria capacità produttiva. Eppure, ha assicurato, eravamo pronti, eravamo intervenuti sugli alvei dei fiumi per consentire un'adeguata risposta di contenimento in previsione delle piogge autunnali. Nonostante la pulizia, ci sono state delle esondazioni. L'ordinanza di protezione civile prevederanno ristori al 100% dei danni subiti. Si inizierà un'attività di censimento dei danni pubblici, dei danni privati e dei danni alle imprese ed attività artigianali. L'ordinanza di protezione civile prevederanno ristori al 100% dei danni subiti. Si inizierà un'attività di censimento dei danni pubblici, dei danni privati e dei danni alle imprese ed attività artigianali. Ma nel frattempo noi abbiamo bisogno di altro. Abbiamo lanciato una campagna fondi di raccolta nazionale, stiamo interloquendo con i gruppi bancari presenti sul territorio perché c'è necessità di mettere immediata liquidità sul tessuto socio-economico. Non possiamo aspettare i tempi dei rimborsi, quindi il mio è un appello a rimboccarsi di nuovo le maniche, a non farsi prendere dallo sconforto. E un evento catastrofico come questo può ancora una volta far passare la voglia di crederci e di investire sul futuro del paese. Però non sarete e nessuno vi lascerà soli. Quindi noi continueremo in questa incessante operazione di cogestione dell'emergenza, ma lavorando sin da subito per garantire continuità e risorse alla ripartenza e al futuro di Cantiano. Quindi coraggio, rimbocchiamoci le maniche perché anche questa volta ce la faremo.